Se questo matrimonio sa da fare, bisognerà capire anche chi saranno gli invitati. Giorgio Perinetti e l'Avellino, promessi sposi, dovrebbero concludere le nozze ad inizio della prossima settimana, mettendo nero su bianco gli accordi. Ma chi graviterà intorno a loro? Il primo a doversi sedere al tavolo è proprio Massimo Rastelli. Il suo destino non è ancora ben definito, ma le strade, come sempre accade, sono due: andare o restare. Non che dipenda da Perinetti, che invece dovrà occuparsi delle conseguenze dell'una o l'altra decisione. Perché, è presto detto, semmai la famiglia D'Agostino decidesse di tenere Rastelli anche per la prossima stagione, dovrebbe procedere in due direzioni. La prima è un adeguamento di contratto, chiedendo magari al tecnico di venire incontro alle esigenze economiche della società, ma passaggio più importante sarà mediare tra l'allenatore di Pompei e la famiglia D'Agostino, poiché tra le parti da mesi corre un preoccupante silenzio. Non sappiamo se ci sia bisogno o meno di un pacificatore, sicuramente Rastelli aspettava lo scorso 3 maggio una chiamata che non è arrivata, per un dialogo che invece si è interrotto e non è mai stato ripreso. La seconda ipotesi è che la dirigenza abbia deciso di scaricare Rastelli. A quel punto il nuovo DGDS dovrà innanzitutto trovare un sostituto e poi, capitolo decisamente più sanguinoso, organizzare economicamente l'exit strategy dell'attuale tecnico. Come? Con un lauto incentivo che possa tamponare l'impatto di un contratto blindatissimo. Insomma, un lavoro non semplice. La speranza è che la società stia già lavorando sotto traccia in una direzione o nell'altra, per poi arrivare ad inizio della prossima settimana con le ufficializzazioni. Il tempo è il peggior nemico della società e sarà anche giudice delle decisioni che Giorgio Perinetti, con coraggio ed esperienza, dovrà assumere e giustificare.